ragazze, ciao ragazzi, che sorpresa che oggi iniziamo un video completamente struccati, tanto per spaventarvi un po'. Oggi voglio fare un video, ho fatto già questa tipologia di video, ma ovviamente con prodotti completamente diversi e risultato completamente diverso. Faremo un trucco completo, ma su metà del viso useremo solo prodotti low cost, mentre sull'altra metà del viso useremo solo prodotti di lusso e che quindi hanno un costo nettamente superiore. Direi di iniziare subito, scegliamo questo lato del viso per i prodotti low cost, questo è il lato del viso per i prodotti di lusso. Let's go! Iniziamo con il primer, vado ad utilizzare il NYX Professional Makeup Total Control Primer, Drop Primer. Prendo giusto qualche goccia e vado a stenderlo solo sulla metà del viso. Devo stare attenta perché, non essendo abituata a stendere i prodotti solo su metà viso, vado in automatico e parto direttamente con due mani, invece no, devo stare solo sulla parte sinistra, sarebbe la mia sinistra ma la vostra destra. Per la parte lusso vado invece a mischiare due prodotti, cioè vado ad utilizzare prima il The Professional License to Blot di Benefit, questo è uno stick opacizzante che uso solo sulla zona T. Lo stendo quindi sulla fronte, solo sulla parte destra, sul naso solo sulla parte destra, solo all'inizio della guancia e poi sulla parte destra del mento, che è stranissimo stendere i prodotti solo su metà viso. Poi invece su tutta la restante parte destra vado a stendere il primer di Marc Jacobs e l'Invisible Undercover Primer. Poi fondotinta sulla parte low cost, andiamo a stendere questo di Catrice Cosmetics e l'HD Liquid Coverage Foundation. Vado a shakerarlo un pochino, anche questo ha il contagocce. Voilà, e ne prelevo giusto un poco perché è molto coprente, quindi non ci servirà tantissimo prodotto. Questo è uno di quei fondotinta che ha un prezzo basso ma è di ottima qualità e la coprenza è davvero super, e in questo momento ne ho davvero bisogno con questi brufoli terribili che mi sono comparsi dopo il video sulle maschere. Sulla parte destra invece vado a stendere il Dior Forever Undercover, anche questo ha un'ottima coprenza, spero che la colorazione sia quanto più simile possibile, ovviamente non può essere proprio uguale, quindi probabilmente a fine video ci sarà qualche differenza tra la parte destra e la parte sinistra, ma sto facendo di tutto perché la differenza sia davvero minima. La differenza che sto sentendo mentre li applico entrambi è che quello Catrice non aveva una particolare profumazione, mentre questo Dior ha un buonissimo profumo. Parte low cost vado a stendere il Dress Me Perfect Cushion Concealer di Deborah Milano, questo è un correttore con cuscinetto, non so se lo vendono ancora o forse era un'edizione limitata, ma mi piace molto questo correttore e mi ci sono trovata subito bene, sia con la tonalità più rosata che con quella un pochino più giallina. Parte lusso, andiamo invece a stendere il correttore di Urban Decay, questo è il Naked Skin, come tonalità secondo me è un pochino più chiaro rispetto a quello che abbiamo usato adesso di Deborah Milano, ma cercherò di non esagerare in modo da non farlo sembrare troppo chiaro, un po' qui e sul mento. Andiamo a sfumarlo per bene, non dimentichiamoci di coprire questo brufolo terribile. Parte low cost, come cipria andiamo a stendere questa di L'Oréal Paris e la True Match, la picchiettiamo semplicemente, è una cipria color carne ma è del colore perfetto per me, quindi sono sicura che andrà più che bene. Parte lusso, andiamo invece ad utilizzare questa di Urban Decay e la Velvetizer, amo questa cipria, è finissima, anche questa è color carne, è super sottile, super naturale, ne basta davvero pochissima. Anche qui vado a picchiettarla sul viso. Poi terra contouring sul lato sinistro, vado ad utilizzare questa di Deborah Milano e la Maxi Terra abbronzante colorazione 02, spero non sia troppo calda come, come sottotono, ma tra le low cost era bene o male l'unica che avevo al momento e quindi la
stendiamo come al solito sotto lo zigomo e poi un po' ai lati del viso, così lo sottiliamo. Allo stesso tempo riscaldiamo anche l'incarnato. Mi piace molto questa terra, devo dirvi la verità, non contiene sbrillucichi, è semplice da sfumare, solo che non sono sicura sulla colorazione, sul sottotono. Ma non è affatto male, vi devo dire. Scalda un po' l'incarnato e mi fa sembrare meno cadaverica, se non altro. Lato lusso, andiamo ad usare questa di Marc Jacobs, è la Omega Bronze e il colore è Coconut, no, Tantastic numero 104. Anche questa, come potete vedere, è, non è proprio fredda, quindi in realtà come tonalità siamo molto molto simili a quella di Deborah Milano. Anche qua vado a stenderla sotto lo zigomo e ai lati del viso. Sta rispuntando il mio brufolo terribile, per fortuna riesco a nasconderlo con i capelli, lo odio. Poi blush, parte low cost, stendiamo questo di Bourjois, spero di essere capace a pronunciarlo decentemente in francese, Bourjois, e questo è in tonalità 33, ed è questo bellissimo rosato con micro glitter dorati. Andiamo sopra la terra. Picchietto sempre, non vado mai a trascinare il trucco, altrimenti mi tolgo il fondotinta, ho notato, quindi è sempre meglio picchiettare. Invece, per quanto riguarda la parte lusso, andiamo ad usare questo di Charlotte Tilbury. Me l'avete visto utilizzare, se non sbaglio, nell'ultimo Full Face o First Impressions, e mi è piaciuto molto. Come tonalità siamo più o meno sulle stesse tonalità. Questo ha anche dei micro glitterini, ma credo siano un pochino meno visibili. Questo credo sia un po' più scrivente forse dell'altro, ma non necessariamente. Sono però, devo dirvi, molto 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 simili, sia per colorazione che per finish. Oggi andiamo a stendere anche l'illuminante sulla parte low cost. Vado ad usare questo di Catrice, si chiama Liquid Luminizer Strobing Pen, e vado a stenderne un poco soltanto sopra al blush, in questo modo. Ho steso veramente veramente tantissimo, è super super scrivente, mamma mia. Ok, questo prodotto non si sfuma così bene e non basta picchiettare, bisogna trascinare un po'. È la prima volta che lo uso, quindi non sapevo bene che cosa aspettarmi. Direi di approfittare e andare a stenderne un po' anche sull'arco di Cupido, ovviamente solo sulla parte sinistra, che è difficile. Così, e poi lo porto un pochino anche giù verso il labbro. Parte lusso, useremo invece questo di Marc Jacobs, e questo si chiama Do You Do Drops, ed è un bellissimo, è una pompetta ed ha veramente un bellissimo colore. Credo solo che questo sia un pochino più dorato rispetto a quello di Catrice, ma vedremo se riescono comunque ad abbinarsi bene. Questo è super 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 scrivente, quindi ne basta davvero poco, ed è un pochino più facile, devo dire, da stendere rispetto a quello di Catrice. Ok, e poi stessa cosa anche un po' sull'arco di Cupido. Passiamo agli occhi. Sulla parte sinistra non vado a stendere un primer, perché ho pensato che se vogliamo risparmiare va più che bene stendere soltanto il fondotinta o il correttore, come ho già fatto io. Sulla parte destra invece, la parte lusso, vado a stendere questo ombretto in crema, che ovviamente si può utilizzare anche come base, è di Givenchy e si chiama Ombre Couture. In francese evidentemente non andiamo d'accordo. Comunque un color carne matte, proprio come il fondotinta e il correttore che abbiamo steso dall'altra parte. Vado ad applicarlo leggermente su tutta la palpebra.
parte sinistra, parte low cost, stendo questo ombretto di Essence e si chiama Live, Laugh, Celebrate, è una highlighter powder. Questi sono degli ombretti in cialda, si possono mettere sia ovviamente nelle palette apposite magnetiche che usarli così singoli come sto facendo io. E vado a stenderlo su tutta la palpebra, sia quella mobile che quella fissa. E questi sono ombretti che io già ho provato e so che sono molto molto buoni sia come tenuta che come scrivenza. Parte lusso, vado invece ad utilizzare la palette Too Faced, questa è la White Peach e c'è una colorazione molto molto simile a quella che abbiamo appena utilizzato di Essence, quindi farò la stessa cosa, vado ad applicare questo colore su tutta la palpebra mobile e fissa. Color carne molto naturale, quindi serve soltanto a... ad amalgamare, come si dice, a uniformare, non mi vengono mai le parole, uniformare la palpebra. Parte low cost, proseguiamo con un altro di questi ombretti Essence, i Live, Laugh, Celebrate, vado a stendere, questo è un marroncino viola, anche questo matte, vado a stenderlo soltanto nella piega e poi un pochino anche sulla palpebra mobile. Prelevo il colore con un pennello da sfumatura da piega, questo è anche completamente opaco e vado a stenderlo appunto nella piega. Con il pencil brush prelevo sempre lo stesso ombretto e lo stendiamo anche sulle ciglia inferiori. Parte lusso, riprendiamo la stessa palette e vado ad utilizzare Sweet Pig, che è questo violetto, anche questo opaco, ve li faccio vedere assieme, quello low cost e quello lusso, e vedete che sono molto molto simili se non uguali. Forse quello Too Faced è un pelino più scuro, ma sono davvero estremamente estremamente simili. Facciamo la stessa cosa, lo stendiamo soltanto nella piega e poi lungo la linea inferiore delle ciglia. Ora passiamo alla matita, vado ad utilizzare sulla parte low cost questa di Dermacol e si chiama Matic Eyeliner, è di un bellissimo marrone scuro, vado a stenderla lungo tutta la rima delle ciglia superiori, poi la sfumeremo e volevo utilizzare una matita marrone per non spegnere troppo il trucco occhi, perché voglio lasciarli piuttosto naturali per poi andare appunto a caricare un po' di più sulle labbra. Vado a sfumare leggermente con un pennellino. Poi faremo la stessa identica cosa sulla parte lussuosa, ma ovviamente cambiamo prodotto. Vado ad utilizzare questa matita di Urban Decay e la 24/7 Glide Eye Pencil. Anche questa è di un marrone molto scuro, quindi saranno super 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 simili le colorazioni. Anche qui vado a sfumare leggermente con il mio pennello. Alright, passiamo al mascara, ovviamente rigorosamente nero, sulla parte low cost andiamo a stendere il Rock Couture Extreme Volume Mascara 24 Hours di Catrice, l'ho detto che è di Catrice, è di Catrice, vado ad applicarlo sulle ciglia superiori naturalmente e poi anche su quelle inferiori. Mi piace molto questo mascara, lo uso spesso perché è super super nero. È molto facile da applicare, ha uno scovolino molto grosso, molto spesso, ma ci piace, non forma grumi ed allunga e volumizza bene le ciglia. Non conosco tantissimo i mascara di Catrice, come brand low cost so che Essence fa degli ottimi mascara, però vi devo dire la verità che anche questo di Catrice, lo vedete già da voi, non è niente niente male. Poi parte lusso, vado a stendere questo che è di Givenchy, si chiama Noir Inter D ed è un mascara molto innovativo perché, come potete vedere, si può inclinare la testina in modo da applicarlo più semplicemente. Anche questo mi piace molto molto come mascara, è molto comodo il fatto di poterlo tenere così. Se andiamo anche sotto, forse questo mascara ha un effetto un pochino più naturale rispetto a quello di Catrice,
e separa forse un po' meglio le ciglia. Quello di Catrice però è un po' più volumizzante e dà un po' più l'effetto boom, l'effetto cigliozze quasi finte, direi. Poi ci mancano solo due prodotti ancora, ragazzi, siamo quasi alla fine. Vado a fare le sopracciglia, direi, prima di passare alle labbra. Sulla parte low cost abbiamo questa di Kiko Milano e la Precision Eyebrow Pencil, e vado ovviamente a riempire le mie sopracciglia, che ho diversi spazi e quindi mi piace renderle un pochino più definite. Ok, guardate che differenza tra uno e l'altro. E poi invece sulla parte lusso, la parte high cost, andiamo a stendere questo di Benefit. Questo è il Precisely My Brow Pencil. Come tonalità credo che questo sia un pochino più caldo rispetto alla matita che abbiamo usato di Kiko, ma quindi probabile che non saranno proprio uguali le sopracciglia, ma non avevo, devo dirvi, tantissime tonalità disponibili e quindi ho dovuto usare le più simili, ma non sono proprio uguali. Sì, effettivamente questa è più chiara e un pochino più calda come tonalità. E poi arriviamo finalmente alle labbra, parte low cost. Vado ad usare questo di Deborah Milano, questo è il Fluid Velvet Matte Lipstick. Io amo questi rossetti liquidi opachi, li adoro, li ho in un sacco di tonalità, ve ne ho parlato in diversi video. Non so se in un video avevo mai utilizzato questo rosso, tra l'altro questa è la tonalità 06, ma li adoro, sono fantastici e non hanno assolutamente niente da invidiare ai brand che costano molto molto di più. Vado ovviamente a stenderlo solo sulla parte sinistra, quindi sarà un po' strano da vedere. Ok, davvero stranissimo vedervi così, ma ora recuperiamo perché sulla parte high cost, sulla parte lusso, questo è il movimento lusso, e vado a stendere questo. È la prima volta che vado ad usare questo rossetto ed è di Rouge, oddio non lo so pronunciare, Bezer, boh, non lo so, comunque, e lo vedrete scritto da qualche parte qua sotto. Anche questo è un rossetto liquido e opaco, quindi diventa opaco poi quando si asciuga. Credo però che sia lievemente più scuro rispetto a quello Deborah Milano, perché li ho swatchati ovviamente prima, ma è il più simile che avevo. Ok, lasciamo che si asciughi. Devo dirvi la verità, questo è un pochino più verso il fucsia come colore, questo è un pochino più freddo come tonalità. Vi devo dire la verità, tra i due preferisco quello low cost come colorazione, si è asciugato anche molto molto più in fretta. E voilà ragazzi e ragazze, questo è il nostro look finale, il nostro look low e high cost a confronto. Adesso vedremo anche i prezzi. Tutti i prodotti che abbiamo utilizzato sulla parte sinistra complessivamente, quindi tutti assieme, vengono a costare 86,95 euro, quindi look completo su questo lato ci è costato 86,95 euro, mentre, e se vi sembra tanto, aspettate di sentire quanto abbiamo speso per il lato destro, perché tutti i prodotti che abbiamo utilizzato invece sul lato destro, il lato più lussuoso, il lato a più alto costo, ci sono venuti a costare 455,75, quindi 455,75 euro, praticamente 5 volte tanto il lato low cost. Assurda come differenza, me ne rendo conto. Io adesso voglio sapere da voi quale dei due lati preferite, quale dei due lati secondo voi è riuscito meglio, e poi voglio sapere da voi, secondo voi, quali sono le differenze tra un lato e l'altro, ovviamente tralasciando la nuance del rossetto che vedo non è propriamente uguale. Voglio però sapere secondo voi come scrivenza, come prestazione, insomma, i prodotti
come li giudichereste da un lato e l'altro dopo questa prova su strada che abbiamo fatto, questo testing in diretta. Quindi per il resto mi sembra anche molto molto simile il trucco, a parte ovviamente qualche tonalità leggermente diversa, come ad esempio sulle sopracciglia, ma gli occhi sono praticamente uguali. E vi devo dire la verità, mi piace il lato destro, ma mi piace molto anche il lato sinistro e non ci vedo grandi differenze. Ovviamente bisognerebbe andare a testare il trucco per un sacco di ore e vedere com'è la resistenza, perché anche quello nel trucco vuol dire tanto, però così non potrei mai riconoscere qual è il lato low cost e qual è invece il lato costoso di lusso, devo essere sincera. Quindi aspetto di leggere i vostri commenti, fatemi sapere tutto qua sotto, perché li leggo sempre sempre tutti, anche se vi faccio questa parentesi molto spesso, ma ci tengo perché per me è importante. Anche se non riesco a rispondere a tutti, siete davvero, ragazzi, siete tantissimi, siete, quanti siamo su YouTube? 615, 617 mila, una roba del, un numero pazzesco. Su Instagram siamo 350, oltre 350 mila, quindi sono veramente dei numeri enormi. Io sono solo una, non riesco proprio a rispondere a tutti, però cerco veramente di rispondere a quante più persone possibili e leggo sempre tutti i commenti che mi lasciate. Quindi grazie mia family, vi voglio tanto tanto bene. Bacio grande, ciao!